Allora, buon anno a tutti, innanzitutto vinceremo le elezioni se non altro perché siamo gli unici che convocano i propri dirigenti il 3 di gennaio e i giornalisti il 3 di gennaio. Abbiamo fatto il punto della situazione con tutti, da nord a sud, era presente anche il vertice del sindacato UGL con cui abbiamo confermato un accordo di reciproca, lunga e proficua collaborazione sia in Italia che all'estero, e per la Lega è una novità assoluta associare una proposta politica a una proposta sindacale che entrerà nel merito del tema lavoro, che è l'emergenza vera nazionale, al di là dei più soldi, delle fantasie di qualcuno. Quindi il programma, le riforme, le proposte sul tema lavoro, giovani, legge Fornero saranno dettagliate alla virgola e saranno presentate entro pochi giorni agli alleati come proposta e come offerta, ripeto, assolutamente precisa, dettagliata e puntigliosa. Entrate, uscite, minimo salariale, età pensionabile, riforma della scuola, riforma dell'università e tutto quello che riguarda il mondo dei giovani e del lavoro. Quindi è uno di quegli apporti esterni di cui parlavo, e ricordo che UGL ha più di 160 sedi a livello nazionale e territoriale distribuite fra nord e sud, quindi è una collaborazione che penso sarà assolutamente utile e positiva. Abbiamo scelto di incontrare gli alleati a partire dal programma e non dalle candidature settimana prossima. Tutte le notizie che si leggono sulla stampa, su collegi, sotto collegi, sono prive di qualsiasi fondamento. Non è stato fatto nessun incontro e non è stato ancora fatto nessun tipo di ragionamento. Gli ultimi dati disponibili, nonostante il periodo festivo, vedono una Lega in ottima salute e addirittura in crescita rispetto alle ultime settimane del 2017. Abbiamo ribadito la volontà di far parte di una coalizione di centrodestra che vada a vincere e soprattutto vada a governare, quindi essendo aperti alla collaborazione con singole forze politiche che non hanno sostenuto gli ultimi governi disastrosi del centro-sinistra e chiudendo ovviamente la porta per coerenza e per serietà a chi invece è stato, magari ancora tuttora, complice delle politiche dei governi di sinistra. Perché alcune riforme che ci stanno a cuore, penso alla riforma della pessima riforma della scuola del governo Renzi, evidentemente non possono essere portate avanti con chi ha collaborato alla stesura di questa riforma. Siamo entrati nel merito del programma, abbiamo chiesto ai due governatori Zaia e Maroni lo stato dell'arte per le trattative sull'autonomia. Siamo a ottimo punto, lo dico non solo ai quasi 6 milioni di cittadini lombardi e veneto che hanno votato sì al referendum dello scorso ottobre. Ho visto con soddisfazione nelle ultime settimane che il tema autonomia ormai è sfondato ed è fortunatamente diventato trasversale. Il governatore di sinistra del Piemonte parla di autonomia, il governatore di sinistra dell'Emilia Romagna parla di autonomia, i governatori di sinistra della Campania e della Puglia parlano di autonomia. Entro metà gennaio il Consiglio regionale della Liguria approverà il progetto che porta avanti il discorso dell'autonomia. L'obiettivo è quello di chiudere entro il mese di gennaio la trattativa tra Lombardia e Veneto e Stato centrale, entrando nel vivo, ovvero sia competenze e soldi per gestire queste competenze, per passare dalle parole ai fatti, ricordando che ovviamente dovrà essere il prossimo Parlamento ad approvare definitivamente il percorso virtuoso dell'autonomia, che significa politica a chilometro zero, che significa spesa più vicina ai cittadini, più controllata e più difficilmente occultabile.
se sarà un percorso che coinvolgerà tutta Italia, sarà per noi motivo di orgoglio, perché è il coronamento di 30 anni di battaglia culturale, prima ancora che politica ed economica, ovviamente il tema della buona politica a chilometro zero sarà centrale nel programma di governo del centrodestra per evitare di vincere il 4 marzo e cominciare a litigare il 5 di marzo, che è una cosa che non vogliamo fare. Si sono affrontati altri temi, dal tema agricoltura, al tema riforma delle pensioni, al tema degli aumenti. Ecco, su questo la Lega si muoverà fortemente a livello di tutta Italia nei primi giorni di gennaio sul tema aumenti indiscriminati, con la complicità del governo, aumenti delle tariffe autostradali, aumenti delle bollette di luce e gas, aumenti dei sacchettini per fare la spesa al supermercato, quindi saremo presenti ovunque, negozi, strade, autostrade, per dimostrare che più si tassa e più si muore. E quindi da qui al 4 marzo faremo battaglie di verità, senza promettere quello che non c'è, di concretezza, senza impegni mirabolanti, però siamo assolutamente fiduciosi. Ho fatto qualche giorno di pausa in tante linee, c'è tanta voglia di cambiare da parte di tutti, anche e soprattutto da parte dei giovani. Qualche giornale scrive che i giovani se ne fregano, non è vero. Qualche giornale scrive che non ci sarà una maggioranza di governo, non è vero. E quindi vinceremo e soprattutto governeremo per i prossimi 10 anni. Questo è l'obiettivo. Ci sarà una riunione di tutti i segretari della Lega sabato 13 gennaio. Ovviamente faremo una campagna elettorale a costo zero, quasi, non possiamo competere sui soldi con gli altri. Ovviamente penso che PD, Forza Italia e compagnia cantante spenderanno alcuni milioni di euro. Noi ad oggi sul conto corrente della Lega a livello nazionale abbiamo 15.000 euro e quindi chiederemo a tutti gli eletti e tutti i candidati di darci una mano per stampare quantomeno manifesti, volantini, programmi elettorali. E quindi faremo una campagna elettorale low cost ma con grandi prospettive di vittoria. Riconfermo il fatto che non vedo l'ora di essere messo alla prova del governo il 5 marzo. Aver messo nel logo la scritta Salvini Premier è una convinzione di tutto il movimento. Oggi per la prima volta in Consiglio federale si vedono rappresentanti dell'Abruzzo, del Lazio, della Sicilia e quindi si prosegue nella logica di crescita e di unione delle comunità che compongono questo paese. Quindi sono ben contento di essere sul pezzo già dal 3 gennaio. Incontri con gli alleati non ne sono previsti in questi giorni, oggi chiamerò telefonicamente Silvio Berlusconi e poi la settimana prossima vedremo di entrare nel merito prima del programma e poi di tutto il resto. Se ci sono domande rispondo volentieri. Sondaggi che abbiamo in mano noi e si sono rivelati affidabili negli anni danno la Lega davanti e il centrodestra vicino al 40%. Poi non campo di pane e sondaggi, non mi pongo problemi che non ho, conto di avere un centrodestra vincente nelle urne coi voti veri il 4 marzo e coi voti veri all'interno del centrodestra la Lega che abbia un peso trainante, poi discuteremo tranquillamente e serenamente con gli altri, quindi non mi occupo e preoccupo di altre candidature, onestamente noi puntiamo sulla nostra e contiamo che sia quella vincente. E i dati di queste settimane a cavallo delle vacanze ci dicono che la Lega è in crescita e che il PD è al tracollo, che è la cosa che mi interessa, perché i competitor sono Renzi e Di Maio. All'interno del centrodestra c'è una sana competizione che fa bene a tutti. Thank you.
A proposito della competizione, le voci che circolano in questi giorni non escludono anche un'altra ipotesi, cioè che Maroni possa essere candidato da Silvio Berlusconi ad essere lui il leader del centrodestra. Questa voce che gira, per cui lui si schiererebbe dalla Berlusconi. Ed escludere, ma lui era con Luca Zai al Consiglio federale, ci ha aggiornato sullo stato d'avanzamento lavori delle trattative sull'autonomia. Se non ricordo male, Maroni stesso ha un incontro a Roma per venerdì di questa settimana per entrare nel merito anche dei soldi, oltre che delle competenze. Maroni è e sarà una risorsa fondamentale per la Lega, non per altri, ovviamente, come Luca Zai peraltro. Diciamo che c'è una tendenza generalizzata dei grandi mezzi di informazione a portare la voce di tutti tranne che della Lega. È qualcosa che vedo sui telegiornali pubblici e sui telegiornali privati, è una cosa che non ci spaventa. Siamo nati senza una televisione, senza una lira, vinceremo queste elezioni senza una televisione, senza una lira. Ricordo ad esempio che il conduttore più pagato di sempre della principale emittente pubblica è riuscito fuori dalla par condicio a invitare sostanzialmente chiunque, Renzi, Di Maio, Berlusconi, perfino Grasso, dimenticandosi di una forza che rappresenta alcuni milioni di italiani. Me ne faccio una ragione, ci dormo tranquillo la notte. Però è chiaro che i grandi mezzi di informazione italiani, televisivi, radiofonici e della carta stampata tifano per un nulla di fatto, tifano per i governissimi alla Monti, tifano per il grande inciuccio, tanto caro ai mercati e alle multinazionali, ci rimarranno male. Potranno tifare quello che vogliono fino al 4 marzo e il 5 marzo ci sarà il risveglio col sorriso da parte mia e da parte di milioni di italiani. Quindi possiamo fare a meno dei giornali e dei telegiornali. A questo proposito, Matteo, scusa, il 5 di marzo effettivamente hai buone probabilità di poter essere incaricato a prenderlo. La domanda è però, Forza Italia e Lega insieme non hanno ancora i numeri, leggendo quelli che sono i sondaggi ovviamente, per poter governare insieme. Con chi cerchi eventualmente una convergenza programmatica? Esclusivamente nell'ambito del centrodestra. Ho detto che oggi stesso chiederò ai segretari di tutti i partiti di chiedere ai loro candidati un impegno anti-inciuccio, un impegno morale a non cambiare partito e a non cambiare schieramento politico, e di questo sono assolutamente convinto e quindi penso che saremo autosufficienti e già stiamo pensando anche ad alcuni nomi da coinvolgere nella squadra dal 5 marzo in poi, nomi che per serietà non faccio adesso e con cui stiamo ragionando. Sì, quando vi vedrete finalmente con Berlusconi, chissà cosa sarà anche rappresentante della quarta gamba? Non so, io evito di inseguire le vicende delle quarte, quinte e seste gambe perché non ho capito quante sono. Non è un problema mio, io penso che il governo possa tranquillamente poggiare su tre gambe. Se qualcuno vuole fare altre scelte di eugenetica, se ne fa carico. Quindi al momento i miei interlocutori sono solo due.